Iniziamo partendo dalla chiusura del girone di andata, chiudete a 5 punti, però venite da una sconfitta a Siracusa con un primo tempo in cui Siracusa ha preso il largo, poi nel secondo siete un po' cresciuti, hai giocato anche centrale tra l'altro. Sì, è stata la mia prima partita centrale e ho cercato di dare in tutti i modi, diciamo, una mano alla squadra perché ne aveva appunto bisogno, visto che c'era l'assenza di Christian. E era un campo molto difficile, loro ci hanno già battuto in casa e sono molto più esperti di noi, abbiamo giocato bene, abbiamo cercato di recuperare qualche palla al secondo tempo e ci sentiamo soddisfatti del nostro lavoro. Un girone di andata nel quale, complice anche l'assenza del tuo collega di reparto Ivano Rossi, hai avuto tanti minuti, hai avuto l'opportunità di crescere tanto in mezzo al campo, come lo hai vissuto a livello personale questo girone di andata? Allora, mi è dispiaciuto un sacco appunto perché comunque è un mio compagno, però ho avuto questa opportunità e l'ho colta e ringrazio appunto per questi minuti e cerco di coglierli al meglio e adesso cerco di continuare a dare il mio in tutte le partite. Adesso una partita contro Pressano, un'altra squadra molto forte, attrezzata per le zone alte della classifica, però si torna a casa e chiudere il 2022 nel migliore dei modi è importante. Sì, è l'ultima partita dell'anno, la vogliamo chiudere con bellezza. E cercheremo di dare il massimo, anzi non cercheremo, daremo il massimo e cercheremo di portarcela a casa.